In the 21st century, nations have collapsed. Allora ragazzi, ecco, no, sta caricando, ok. Countdown. Allora, bentornati su Countdown, episodio numero 7, te, andiamo a giocare. Allora, sempre nei panni di John Sawyer, eccolo qui, il nostro John Sawyer, e andiamo nuovamente nel territorio dei reietti, dei come si chiamano? I disgraziati, come si chiamavano? Non mi ricordo. Ah, i Misconduct, i disgraziati praticamente. Andiamo a giocare. Allora, TNT Randy l'abbiamo distrutta. Tocca Nadia Drago, che presumibilmente è la moglie di Ivan Drago, o la sorella di Ivan Drago, il pugile di Rocky IV, se ricordate, che era stato interpretato dal mitico Dolph Lundgren, mitico, che poi non era russo, lui era, mi pare, dove era, austriaco? Di dove era Dolph? Non mi ricordo. Ma svedese o austriaco? Non mi ricordo. Comunque, andiamo a giocare, ragazzi, andiamo. Ecco, scendiamo giù nella metro. Allora, guarda, c'è scritto He'll be back, lui tornerà, che è la frase quella di Arnold Schwarzenegger in Terminator, che diceva I'll be back, tornerò. E invece qua He'll be back, tornerà. Ok, poi se ci leviamo il... se ci leviamo l'apostrofo diventa anche Hell be back, che vuol dire l'inferno ritorna. Guardate, cioè quella stava a fare i graffiti, ci avete fatto caso? Stava a fare i graffiti, aspetta, vediamo un po' se rimette a fare i graffiti. Bella la musica, molto stile anni 80, eh. Ma beccato, sta giocando la pistola. Ma mi sa che mi ha scioccato, raga, mi tocca menaglia. Ah, ma c'ha l'armatura, gli ho fatto cascare il caschetto. Adios. Adios, e me prendo la... come dice, come Cannavacciuolo, adios, uguale. E me prendo la mazza da hockey. Qua c'è piove qua dentro, ragazzi, vedete che è rotto il... sto giocando malissimo, raga. Perché... niente, e so pure cascavo di sotto. Ah, questa mi sa che è una citazione da Impossible Mission, perché quando si cade nel vuoto il protagonista urla, e mi pare una cosa un po' da Impossible Mission, non lo so, forse sì, forse no. Comunque ragazzi, mo gioco con la croce digitale, quindi dovrei giocare meglio, aspettate. Sì, perché erroneamente stavo giocando con l'analogico, e il nostro John Sawyer dice potrei farlo per tutto il giorno. Lo devo doppiare, che dite? Lo vado a doppiare oggi. Oh, attenzione. No! Venite qua, su. Scappa! No! Ma pure la granata me lancia questa. E cascavo di su. Che ha detto? Non ho amici. Una cosa del genere ha detto. Vuoi giocare con me? Il treno in partenza adesso. Can you fly, sucker? Sai volare, stronzo. Scusate, la voce di John Sawyer non mi viene bene oggi, non so perché. Non mi viene bene. In realtà non era stronzo, era fesso, perché sai che vuol dire fesso, quindi sai volare, fesso. E me più ermitra. Oh!
ha detto una cosa tipo chi è questo tizio farlocco, una cosa del genere. Mi è sembrato, non... Niente, ci ho preso due danni, regà. Però vedo un attimo di tornare indietro se mi dà... Se mi dà il... Eccolo qua. Oh, c'era la valigetta nascosta. Ho preso la roba. No. Guarda quanta roba. Non capisco, non ho capito cosa ha detto. Mr. Bombastic. Ah, perché c'è la canzone di Shaggy che era Mr. Bombastic. No, però Mr. Boom perché il botto. E poi Bastic, che è un modo per dire bastardello, insomma. Su. Ok. This job comes with privileges. In questo lavoro ci sono dei privilegi. Ma non le do un altro punto di energia, disgraziato. Qua è pieno di armi, ragazzi. Ma ricarico il fucilone e mi prendo le munizioni. Ho provato se lì si poteva rompere il muro, ma pare di no. Checkpoint. Sentiamo che dice il chirurgo. Stavolta non ha detto niente il chirurgo, eh. Sei stato zitto. Ma qui attenzione che... Cacao, cioè. E mo arriva la gente, lo sapevo io. Arriva la gente dalla metro, guarda. They call me Sojo. Non ho capito che dire. Ha detto stanno arrivando. Come ti piacciono i tuoi pezzettoni sparsi in giro? Aia. Ah, prendo la mazza o torno indietro a prendere. Ah, mi sa che indietro non si può tornare perché c'era il check. Vediamo un po' se mi fa tornare indietro. Ah, sono curioso. Eh no, non si può. Quando c'è il checkpoint non puoi tornare. Non sai così con chi ti stai mischiando, dice il cattivo qua. Ma noi lo sappiamo, lo sappiamo. Sappiamo anche che modi faccio il mazzo. Che ha detto? Una roba tipo fattene una ragione? Non lo so. Oh, e in questa puntata non capisco bene le frasi. Non so perché, mi sembro Casey Jones con la mazza da hockey dietro. Casey Jones è un personaggio delle Tartarughe Ninja, che era un vigilante, un giustiziere, che aveva... qua devo scendere per forza, mi devo giocare il medikit. Comunque era un vigilante, Casey Jones, che aveva tutte armi sportive, tipo appunto mazza da hockey, mazza da baseball, cose del genere, pattini, roba del genere. Praticamente l'idea è che usava materiale sportivo come armi. Morirono da dietro, guarda. Aia. Mi hanno chiuso dentro. Arrivano, treno in arrivo. Ah, venite, venite. E hanno preso fuoco. Questo è tipo un mini boss, non so. Non mi pagano abbastanza per questo. Non so, credo, perché ogni tanto mi si gira quando uso l'analogico. L'analogico non lo devo usare. Ho quasi battuto il mio record. Non so perché non mi funziona l'analogico. Cioè, quando uso l'analogico mi si gira John Sawyer dall'altra parte.
fatto un po' di sporcizia. La situazione continua a peggiorare. Che ha detto? Guerra, la terza guerra mondiale? Tipo sembrava la terza guerra mondiale, cosa del genere ha detto. Non ho capito bene, raga. Allora, purtroppo si può prendere solo un'arma alla volta, quindi... Checkpoint. Hovercrafts aren't really allowed down the subway. Business as usual. Allora, il chirurgo ha detto: c'è un po' troppo rumore per essere sotto alla metropolitana qua, eh? E Sawyer gli ha risposto: è la mia solita routine, una cosa del genere, gli ha detto. Business as usual. Gli affari sono come al solito. Il lavoro come al solito. Fai un po' di pratica, sei scarso. C'è un mega mitra là. Ma porca puttana. Centro perfetto. E intanto la voce dell'annunciatrice. Allora, la voce dell'annunciatrice diceva: è vietato portare le armi sotto la metropolitana, se lo fate verranno confiscate dalla sicurezza. Ma quale sicurezza? Qui non c'è nessuna sicurezza. Andiamo su, va. Aia. Sembra Natale. Come here, I'll show you. Il cattivo ha detto: vieni qua che ti sparo. Ma in realtà io ho sparato io, quindi è a posto. No! Vuoi salire? O scendo io? Mamma, guarda i fuochi d'artificio. Mi sa che qua c'è il boss, eh? Andiamo. No, c'è l'ascensore. CCHL Championship. E questo è il boss, questo è il ritratto del boss, raga. Mo so cavoli. La sorella di Ivan Drago, andiamo. C'ho solo 2 punti di energia, sono messo malissimo. Questa è la sorella di Ivan Drago, guarda un po'. Bounty found. Nadia Drago. At last you found me. Didn't know you were such a fan. Ah. Penso che siamo un suo fan. No! Ah, questo ci becca direttamente con la mazza. Ci ha detto: hai un ultimo desiderio prima che io ti butti giù? Così mi ha detto, ha osato dirmi, eh. Come osi. Ah, c'ho sto trucco qua, ora faccio così. Truccone! Ah, lei ha detto: non rilascia autografi. Ma chi lo vuole, disgraziato? Tanto ho trovato pure il modo, però c'è ancora l'armatura lei, eh? Ho trovato un metodo valido. Dice: non sottovalutare misconducts, che è la sua banda. Gli ho levato il... Let's start a ball, Sparky.
No, 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 no. Playtime is over. Playtime starts now. Dice è finito il tempo del gioco, inizia il tempo dell'uccisione. E ha detto ho fatto gol, ha detto, perché c'è. Ah, dice questo lo faccio per vendicare Anoli Goli, che era il primo boss, se ricordate. Dice segno sempre, ha detto lei, eh. No, no, c'è quasi ammazzato. You do not impress me. No, devo prendere il fucile. Ah, mi ha ammazzato, regà. Ce l'avevo quasi. Era un buon punto, devo rifare tutto da capo. Tutto il boss da capo. Benvenuto alla città della morte, popolazione solo tu. Mi squilla il telefono, ma non rispondo, c'è da fa. C'è un mitra con un solo colpo là, che cacchio è? Sono molto più letale di te, Ed. E io ho detto sono la legge. Perché la legge, quella è la frase che diceva coso, giudice Dredd, no? Sono la legge. Ok. Let's start the ball, Sparky. Playtime is over. Dice la stessa cosa di prima. Prima ha detto iniziamo a ballare. Scintilla, perché questo fa scintilla sta cosa, no? I must break you. Dice, ti devo spaccare, così mi ha detto. Il problema è che qua le bombe le vedo dure da usare qua, eh? I'm just getting started. Ha detto sto solo iniziando. Ah, m'ha preso. Hai un ultimo desiderio prima che ti butto giù? Sta cosa già ce l'aveva detto. No, benvenuto alla città della morte, popolazione, solo tu. Niente autografi. Ah, mi ha dato due colpi insieme, la stronza. Ah, però non mi ha levato energia, strano, eh. Continua a ripetere alla gente, non do autografi. Don't underestimate the misconducts. Non sottovalutare i misconducts. Allora, ammazza il baseball, ammazza da Oki, ne la vorrei prendere perché. Perché è difficile da beccare che ammazza lei, eh. So you wanna exchange bullets. For misconducts. Aia, c'ho solo un punto di energia. No, no, ma è sempre più veloce il raggio. Che devo rifare tutto da capo, che palle. Dai, dai. Stavolta mi concentro, eh. Il problema è che qua le bombe non servono a niente, perché. Don't underestimate the misconducts. Ah.
I'm far deadlier than you. Ah! Cacchio, sprecato. For misconduct. Due colpi extra gli ho dati, eh. Playtime is over. Playtime starts now. I will kill you. No, mi sono beccato da solo. I must break you. Non posso riesco a colpirla col... con la mazza. Sì, sono riuscito. Ma baffa, pure lei mi ha colpito però. Dice non mi spavento. Dice... No! 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 Porca puttana! Stavo andando benissimo. Dai, sotto cerco anche di andare più veloce. No autographs. I keep telling you people. I'll be back. Ah, solta. Solta ha detto. Solta ha detto I'll be back. Tornerò. Come terminerò. Ah. No! Ma te leva due qui! Niente, ho preso un sacco di mazzate, raga. Sto andando malissimo. I must break you. Guarda come va veloce, mastronzo, eh. You do not impress me. Just getting started. Dai, quasi morta. Sì, ce l'ho fatta. Grande. È stata dura, eh. Collected. È stata molto dura. Ragazzi, sto livello è stato tosto da superare. Si inizia a fare sul serio. Ci ho messo un sacco di tempo a finire sto livello. Niente, ragazzi, per questa volta è tutto. Prossimo livello andremo da Shell Shock Mardok nelle fogne. E somiglia a un personaggio dei Warriors questo, però un po' così, un po' particolare. Uno che si è preso una bomba in faccia, perché Shell Shock che si è preso la bomba in faccia. Niente, ragazzi, per questa volta è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Shutting Down. Hunt Down.